Piacere, oltre a tutte queste cose che tu mi dici, fa piacere soprattutto per i 3 punti. Questa è una squadra che non aveva mai vinto quest'anno fuori casa. Poi mi hanno detto, tu mi confermi che era 6 anni che non vinceva, ma insomma, importante aver portato a casa 3 punti contro un grande Cesena. Grande onore a questo avversario che in 11 contro 10, credimi che a volte non me ne sono accorto che erano in 10, è veramente una grande squadra. E noi il primo tempo abbiamo buttato via qualche palla di troppo, dell'episodio del rigore l'ho detto, Baracani che secondo me ha arbitrato molto bene, Era fuori area. doveva essere aiutato dai suoi collaboratori, era un episodio che ci poteva massacrare, no? Anche psicologicamente. Sì, anche perché forse lì subito dopo il Cesena è stato il Cesena più pericoloso, a parte i calci piazzati. Esatto, era un episodio troppo determinante, nonostante tutto la squadra ha avuto la forza di reagire, ha trovato il pareggio e poi secondo tempo abbiamo cercato nel finale anche di fare questo 3-4-3 per portare tutto il potenziale offensivo che avevamo e siamo riusciti fino alla fine. Siamo stati in partita fino alla fine, abbiamo cercato fino alla fine, proprio sul gong finale, l'ultima possibile palla, siamo riusciti a buttarla dentro e questo ci ripaga. L'altra settimana, come hai detto tu, abbiamo lasciato 2 punti per me meritatissimi e oggi abbiamo forse il pareggio era più giusto, ma insomma ci abbiamo creduto fino alla fine. Questo deve essere il nostro spirito, perché se vogliamo rimontare dobbiamo fare delle vittorie e dobbiamo cominciare a vincere anche fuori casa. Io l'avevo detto alla mia squadra che dobbiamo vincere 2 o 3 partite fuori casa, oltre che 4 o 5 partite in casa, se no non arriviamo. 3 punti fondamentali, chiaramente non cambia niente per il nostro cammino, non eravamo retrocessi se perdevamo, non siamo salvi con questa vittoria, quindi noi sappiamo che sono tutte finali per noi, quindi siamo felici, prendiamo questi 3 punti, ma ripeto, non abbiamo ancora fatto niente, che la nostra mentalità ovviamente deve essere quella di cercare di vincere ogni partita, quindi adesso viene la partita di Lanciano, dobbiamo recuperare le energie nervose spese stasera, anche fisiche. E poi c'è una partita fondamentale, sono tutte fondamentali, però sappiamo che comunque i punti sono pesanti, dovremo cercare di vincere questo match. Nell'arco di 7 giorni però cambiano letteralmente la condizione psicologica. Martedì sera morale sotto i tacchi, stasera No, no, no. certamente. Non morale sotto i tacchi, no, Certo, non perché. credo che abbiate No, brindato per il pareggio, no? però quando si gioca così ovviamente c'è un po' di rammarico, ma la squadra è viva, non siamo allo sbando, allo sbaraglio, quindi non dobbiamo farci prendere adesso dall'euforia o dalla contentezza perché non siamo a 50 punti, quindi adesso dobbiamo accantonare proprio, proprio come se non avessimo fatto niente e ripartire proprio come ancora più assatanati perché sarebbe un Delitto. peccato, sarebbe un peccato, però cerchiamo di preparare la partita come le abbiamo preparate nelle A, questa non è la finale della Coppa del Mondo, è una partita importantissima per noi che dobbiamo affrontare senza caricarla nemmeno all'ennesima potenza e poi arrivare lì magari scarichi. Abbiamo giocato meno bene delle ultime, parlo dopo Terni, insomma, però questo è il calcio, insomma, questo è quello che per cui lavoriamo, noi facciamo il massimo per portare a casa il massimo. Se dobbiamo giocare male per vincere, faremo Bene di così. tutto per giocare male, insomma. Alessandro, nell'arco di nemmeno una settimana come cambiano gli umori? Martedì sera, partita più che meritata della Salernitana, arriva il pareggio beffa. Stasera, contro un signor Cesena, bisogna dirlo, in superiorità numerica, il gol arriva proprio all'ultimo secondo. Sì, è proprio lì, ce lo siamo detti tanto in settimana, di non mollare, di stare sul pezzo concentrati, ma soprattutto se ci capita una punizione, se ci capita un'occasione al 90esimo, sia che perdiamo, sia che vinciamo, sia che pareggiamo, giochiamo per far gol, insomma.